cavallo si agita all'interno del box. È partito! Bravissimo! Un secondo e 81 centesimi per Giovanni Calaresu di Carmonia. Everybody's going out and having fun. I'm just a fool for staying home and having none. I can't get over how she set me free. E siamo pronti per una nuova estrazione. Il prossimo cavaliere Antonio Mula di Semilo, che venerdì si è ben qualificato col tempo di 5 secondi pesate 13 centesimi. Facciamo un bel applauso anche per Antonio. Semilo è stato il paese che viene rappresentato dal maggior numero di concorrenti in questa nuova edizione del rodeo, pensate, con 11 concorrenti. Esattamente Antonio, giusta la presa sul cavallo. Sono attimi di attesa. In preparazione. Il cavallo non può sentire di essere montato. Se vediamo dalla nostra postazione che il cavaliere in questo momento aggiusta la presa sulla criniera, un cavallo tutto pronto per la partenza, partito! E infatti si riconferma tra i migliori, 3 secondi e 89 centesimi. Mula di Sedilo, il cavallo è pronto, possiamo procedere a una nuova estrazione. Già in postazione, ricordiamo che quest'anno manca Rambo, il leggendario cavallo del rodeo, che non si è lasciato catturare dai seppur bravi ragazzi dell'associazione ippica. Vediamo che Maurizio aggiusta in questo momento la presa. Si attende solo l'apertura del cancello. E via! Bravissimo! Un secondo e 75 centesimi per Maurizio Loi di Arizzo. Ecco che fa un giretto anche questo bellissimo esemplare di cavallino sardo. E siamo pronti al nuovo concorrente. In questo momento sul cavallo. È partito! Bravissimo! Un secondo e 75 centesimi! Attendiamo
con trepidazione la prova di Demetrio Cossu di Sindia, che si è qualificato ieri sabato col tempo di 10 secondi. Vediamo ancora l'inizio a partire del club sportivo Zinnica di Ivo Pava, che ha la sua sede in via Magia 32 ad Arezzo, la prima palestra della Barbagia. Per ottenere e conservare una buona efficienza psicofisica, per scaricare la tensione e lo stress accumulati durante la giornata. Per donare benessere al corpo e alla mente dovete rivolgervi al Club Sportivo Zinnica in via Magia 32 a Rizzo. Organizza attività motoria per adulti, giovani e bambini. Non attendiamo che milioni metta in posizione dalla Fondazione Ittica Ristrese, suddiviso nel primo premio di 6 milioni di lire, secondo premio di 3 milioni di lire e il terzo premio di 1 milione di lire. Oltre a questi tre premi, i vincitori di Mitrae riceveranno un trofeo offerto dall'Armadillo. Proseguiamo con una nuova attrazione, attendiamo un segnale dall'organizzazione. Si può ripartire. Tiberio Pinna di Dualti, che è venerdì si è qualificato con un tempo di 4 secondi e 11 secondi. Facciamo un bel applauso anche per Tiberio. Bravissimo, 2 secondi. Anche da Nora sono presentati in 10 in questo rodeo. Scalpatore di ostacoli, 6 uomini contro un cavallo per farlo star fermo. In una lotta ad armi pari senza nessun appiglio, corpo a corpo. Ecco che il temerario cavaliere sale in questo momento in groppa, è pronto a partire, si apre il cancello. Bravissimo, 2 secondi e 44. Attimi di preparazione. Prima che Luigi Del Rio entri in campo, tutto è pronto. Attendiamo solo che si apra il cancello. Partito! Bravissimo! 2 secondi e 58! È bellissimo anche questo splendido esemplare di cavallo sardo! Allora, prossimo concorrente. Marco Frau di Arezzo. Facciamo un bel applauso di incoraggiamento per il cavaliere. Dai Marco! Bravissimo! 2 secondi e 32 centesimi. Ecco che il cavallino Piero
e la prova fa il proprio filo d'onore. Fatti uscire prontamente dai ragazzi dell'organizzazione. Oh Fabrizio, splendidi esemplari, un cavallo pardo. Cortesia agli addetti alla biglietteria, per la lotteria consegnino urgentemente le matrici dei biglietti qui al palco della giuria. Ecco che il cavallo viene fatto uscire, altri 5, 6. Gli esemplari di cavallo fanno una bella passeggiata al centro del campo. Il prossimo concorrente, il migliore in questa fase delle qualificazioni, Demetrio Cossu di Sinnia, ha totalizzato ieri il tempo di 10 secondi. Calmosi, appunto, con 10 secondi netti. È sfortunato, 2 secondi e 28 centesimi, bravo Demetrio! Allora, altro concorrente! Pier Giorgio Mereu di Mogorella, che venerdì ha totalizzato 2 secondi e 61 centesimi. È partito! Bravissimo, spettacolare volo per Pier Giorgio Mereu di Mogorella, totalizzando 2 secondi e 0,3 centesimi. Siamo alla fine, ancora pochi cavalieri. Sebastiano Mulas di Dorgali, che sabato si è ben difeso facendo fermare il cronometro a 4 secondi e 36 centesimi. Tutto pronto e parte! Bravissimo, 4 secondi e 42 centesimi per Sebastiano Mulas di Dorgali. E si classifica al terzo posto Sebastiano Mulas di Dorgali, un bel applauso per Sebastiano e per la sua prova. 6 milioni, secondo premio 3 milioni, terzo premio 1 milione di lire, più i trofei offerti dall'Armadillo, Arredamento in Progress in lottizzazione Qualbu ad Oristano. Gli addetti della lotteria per procedere all'estrazione dei biglietti vincitori sono pregati di salire sul palco della giuria. E bravo Efisio, 2 secondi e 21 centesimi per Efisio Ladu di Ololai. La sensazione è ipocaristese,
Mi prega ancora di ringraziare tutti quanti gli arizzesi che con il loro contributo hanno reso possibile la riuscita di questa manifestazione, in particolare la compagnia Barracellare, gli amici del Demanio e del Rimoschimento, l'associazione volontari di Belvì, Cavaliere, è già in groppa al cavallo. Parte! Bravissimo! 2 secondi e 14 centesimi per Antonio Porcu di Sedilo. Ancora ringraziamo l'amministrazione provinciale di Nuoro, l'ente provinciale per il turismo di Nuoro, la Camera di Commercio, Industria e Artigianato sempre di Nuoro, l'ente sardo Industrie Turistiche, il Banco di Sardegna e l'Armadillo di Natale Secci in lottizzazione Qualbu di Oristano. Sono gli sponsor di questa manifestazione. Procediamo all'estrazione per l'assegnazione del primo premio della lotteria del nono rodeo internazionale di Arizzo. Allora, il primo premio di questa lotteria del 1994. Allora, il biglietto vincente è il numero 0218. Di chi è questo? Biglietto vincente è lo 0218. Nel palco della giuria. Sebastiano Mulas di Dorgali, facciamo un bel applauso a Sebastiano Mulas di Dorgali che col tempo di 4 secondi e 42 si aggiudica. A 16 anni Sebastiano si aggiudica il premio di 1.000.000 lire offerto dall'associazione ippica arizzese. È un bellissimo trofeo offerto dall'Armadillo di Oristano. Bel applauso ancora per Sebastiano Muras di Dorgali. Bravo! Che viene consegnato anche il trofeo offerto dall'Armadillo di Oristano. Al secondo posto Basilio Arbaudi di Orella con 4 secondi e 99. Un applauso anche per Basilio che riceve il secondo premio, il secondo premio consistente in 3 milioni di lire offerti dall'associazione ippica arizzese,
è uno splendido trofeo offerto dall'Armadillo Arenamento in Progress di Oristano. Consegna il premio il sindaco di Arezzo, dottor Gianni Pava. Passiamo ancora un applauso per Basilio. E ora il primo premio, il miglior cavaliere del nono treo di Arezzo 1994, Tiberio Pinna di Dualti, primo classificato con tempo di 5 secondi e 61 centesimi. Riceverà il primo premio consistente in 6 milioni di lire offerti dall'associazione ippica arizzese. È uno splendido trofeo offerto dall'Armadillo Arredamento in Progress in legislazione Qualdu ad Oristano. Vogliamo l'occasione ancora per ringraziare l'amministrazione comunale di Arezzo, l'amministrazione provinciale di Nuoro, l'ente provinciale per il turismo di Nuoro, la Camera di Commercio e Industria Artigianato di Nuoro, l'ESIC, il Banco di Sardegna e l'Armadillo di Natale Secci ad Oristano. Arrivederci al prossimo anno con la decima edizione del Rodeo Internazionale del Cavallo Sardo allo Stato Bravo di Arezzo. Ringraziamo ancora un componente della compagnia Baracellare qui sul palco, il capitano, il signor Francesco Manca, qui sul palco. Bravo! Il migliore! Vincitore della nuova edizione del Rodeo Internazionale del Cavallo allo Stato Bravo di Arezzo. Il capitano della compagnia Barracellare si presenta qui sul campo, sul palco della giuria, per la consegna di una targa a ricordo della manifestazione, a simboleggiare l'aiuto prestato dai Barracelli di Arezzo per la riuscita di questa manifestazione. Facciamo un bel applauso al capitano della compagnia Barracellare di Arezzo.